il segreto. Lo Zoo di 105 presenta il segreto di Gionossi Olivina. Con noi lo esiste tu. Ben ritrovati a una nuova stagione del segreto. Se vuoi cambiare il nome, mettetevi comodi per guardare il segreto. E benvenuti a il segreto. Serva straccia, serva straccia. Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia! Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi. Ma non esistono. Cos'è? Non esistono. Cosa possono servire? Sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera? Potrei farle la stessa domanda da maniera strana. Vi è piaciuta? Bravo, bravissimo. Troppo, signore. C'è solo qui. No, signora, cosa mi sarei dimenticata? Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche. Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu. Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale? Anche con da Budì e da Budà, credo, Basta. Mi sto scrivendo. È facile continuarsi a sta serata. Sono strampas che sempre nuove, tiene la villa. Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più. Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale? En un puerto muy pequeño caí en medio de la bahía amarró un pozo de la orilla el bucanero va. Potrei farle la stessa domanda. Bravo, bravo, non lo posso ucciare, troppo gentile. Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo! Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma chi? Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi? Potrei fare la stessa domanda! La 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 la. Avete colto la mia call to action? Bravissimo! Bravo! Non mi è piaciuta, eri meglio una volta! Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola! E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Espressante. Potrei fare la stessa domanda! Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto. Davvero? Qual è il segreto? Potrei farle la stessa domanda. Bravissimo! Intenso! Meraviglioso! Prendi questi gradioli! Basta, basta fiori, grazie. Il segreto di una donna... Non osare! Non osare! Una donna che... Dici il segreto! Il segreto! No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza! Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale? Ma dove vamo a parare? Potrei farle la stessa domanda. Blasfemo. Bravo però, bellissima intenzione, bravo. Potrei farle la stessa domanda. Adoro i miei fans. No, dai. Non che verso, non che verso. Non che verso sa questo segreto. Il momento di regalarvi un sorriso, signori.
Squalo l'ha fatta di nuovo. Una canzone dedicata al maltempo. Attenzione. Fa freddo. Fa molto freddo, grazie Squalo. E gli 883, attenzione. Scusa Max. Niente troie in questa città. Madonna. Perché è arrivato il freddo e forse nevicherà. Nota, è nota. Lo ha detto la TV. Vai. A tutta la gente. Mamma mia. Ma poi sbagliano e non succede niente. E lì è arrivata la tesissima ondata di freddo siberiana. Temperature in calo, sotto zero su tutta la pianura padana. Neve attesa anche a Milano e Torino. Gente chiusa in casa. Sono tutti in casa ad aspettare che si forma il ghiaccio. Io vado a Troia e una mela a schiaccio. Ma in strada niente, vado a casa di Natalie. Poi le citofono, risponde e le dico così: scendi nella strada, adesso sto ingrifato come non mai. Lei mi ride in faccia, poi mi dice: come che tu non lo sai? C'è maltempo. Farà un freddo da carice, ma tempo. Tutto questo casino porta neve fino a domani. Non fa niente. Niente. Scendi solo un attimino. Se fa freddo, fai ti trombo pure col piumino. Gli esperti raccomandano di restare in casa per non sottoporsi agli effetti del freddo siberiano in arrivo sull'Italia. O in alternativa di coprirsi bene. Sì. Io non ho ancora capito come mai queste puttane. Ma no. Soffrono tutte il freddo e sono russe siberiane. È vero. Ma non è possibile che non si può trombare. Sì. Basta un fiocco di neve e si svuota la provinciale. Basta una stufetta, un fuoco acceso e ti riscalderai. Basta un camioncino riscaldato, così lavorerai col maltempo. Ma mentre le altre sono congelate, col maltempo. Ma tu guardagli sotto a palate, c'è maltempo. Ora può anche nevicare col maltempo. Scusate ragazzi. Finalmente si può trombare. C'è il maltempo. C'è il maltempo. Bravo Squalo, bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Grazie, grazie, grazie. Bravo. Ci colleghiamo con quello squilibrato di Marco Dona. Ritorna il bastardona. Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche quelli in pattuglia. Il bastardona, 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 il bastardona. Il bastardona. Cos'è? Pronto? Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve. Dai carabinieri? Sì, della caserma, signora, buongiorno. Buongiorno, che è successo? Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa? Sì? Ha fatto una denuncia. No. Eh sì. Perché? Ha detto che l'ha denunciata? Perché lei è un terrone di merda. Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo. Ma poverina. Uè, bestia di merda che non sei. Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona. Perché? Pronto? Pronto? Oh. Sì, buongiorno signora. Beh, dica. Allora, senta... Dunque, praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve. Sì. Beh. È attesa freddo e neve, freddo freddo proprio. Vabbè, vabbè, ci sarà, lo sappiamo. Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che. Quindi io, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari. Allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi. Sì. Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra. E esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina. No. Senti, se io non faccio tutto questo, che succede? Signora, che poi prende freddo. Non c'è riscaldamento. No. Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo. In pratica sì, signora.
Vabbè, è per quanto tempo? In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora. Sì. Va bene. No. L'importante è che la macchina la lascia accesa. No. Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si risolvere con le borse alla guagante, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto molto difficile. E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora. Grazie, di cosa? Ti ha chiesto di ammazzare. Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda. Bastardo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Chi è? Tu contenta? Ma chi è? Chiamato signora. Ma lei chi è? Ma chi è? Tu contenta? No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta. Io, Obama. Obama? Tu contenta? Sei in America, Obama. Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare. No. Salutare? No. Tu con... Pronta? Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona. Pronto? Pronto? Signor Antonio? Sì. Sì, buongiorno, salve. Salve. Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie. No, non mi ha avvisato. Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI... Sì. Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente? Sì, sì, la sto ascoltando. Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che che si divertono. Volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo. E lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista. Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7. Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe? No, non scopa lei. Ci sta girando... Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo. Ma scusa, stronzo. Non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema. No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei. Ma vuoi entrare? Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo. E veniamo con le telecamere oggi. Coglione, sei un coglione, sei. Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona... Solamente un coglione. Un coglione vivo. Ma vuoi diventare un personaggio importante? Ma vaffanculo, stronzo di merda. Stronzo di merda. Sei uno stronzo. Ma lo vuoi fare il film o no? Vaffanculo. E lui ride, no? Questa è la sintesi del delirio mentale che c'è in testa al Do. C'è mondo convenienza, anzi deficienza, scusa, prego, va. Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressioni al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design partoriti dai nostri creativi in acido come elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo fino a 8 atmosfere, 122 euro. Si bagna. Set Lapponia composto da carta da parati più fucile sparasperma più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis scala 1-1 in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga elettrica wireless
Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga quando l'attacco, perché è wireless, pensi che si stessa. Prolunga elettrica wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, no, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto. Ho capito adesso mentre la gente. K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente etrusco, restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, no, 34 no, euro. No. Tenerissime. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile, no, per caciucco mostruosamente cinico, no, 4.400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Culo e Camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai fugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio 100% impermeabile, ma 78 no, euro. No, bagnato. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale Savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo. Bravo. Adesso voi è il matrimonio napoletano, ragazzi, e noi l'abbiamo reinterpretato. Prego Pippo. Un matrimonio napoletano, si accumma in Giorgio Fornesce Rivana. Pure se non va papà. Pasqua! Ehi! Vai! Ehi! Vai! Sei impegnato! Ehi! Stavi facendo la trissa! No, no, no. Pensavo di averti disturbato durante il lavoro. No, assolutamente no. Stavo facendo super enalotto. Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo. E tu ami un drago. La barca che esplode in mezzo là. La barca che scoppia è il drago. E gli sposi che saltano in aria. No, no. La detonazione, boom! Bellissimo. Ehi, vai, chiama. Pronto? Voi fate fuochi d'artificio? Per scoppiare i fuochi, voi. Sì? Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia, la figlia mia ha del consuo, c'era, no? Sì. O lì per farsi fuori l'artificio in docile, va a scoppiare tutto cose che draghi, cose in docile, colorate. È possibile? Sì, sì, come no. Quanto costa? E venite qui al negozio e parliamo da vicino. Ma il secondarraneo. Siete napoletano. Siete napoletano. Sì, 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 sì. Ah, a chi appartenete? Come a chi appartenete? È un piacere trovare conterranei. È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi? Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli e Fili, nel 1945, dove essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazione. Benissimo, va bene. Ma Fragola, conosce a Fragola? Come no, sì. Conosce a Peppina Fragola. Nina, conosce a Nina da Fragola. No. Russo, sei amico di Russo? No. Tipico. Ninetto, conosce a Ninetto?
Sì. Ninetto sfregiato, dopo non ci arriva. Ninetto sfregiato, Ninetto Cannavò. Sì. Ah, sì. Siete imparentati con Ninetto e Cannavò? No. Ah, no, che peccato. È morto. Ho capito. Sì. È morto Ninetto. È stata una tragedia. Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola. Sì, ho capito. Che facciamo allora? Che facci per questo fatto dei fuochi? Sì. Allora io volevo sapere innanzitutto se dite che abbiamo delle richieste particolari. Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa con la lag di carta. È possibile, far esplodere il lag di carta. Sì. Allora, noi vorremmo affittare una barchetta, no? Sì. Con gli sposi in carta pesta sopra, in coppa, due sposi in carta pesta sopra la barchetta, no? Sì. E di notte cammina la barca in dolaga. In dolaga, e con un bello colpo di mortaio, BOOM! A parte esplori in dolaga, fiamo! Vorremmo vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile? Ci hanno proprio a detonare. Sì. Si può fare? Sì. E che l'uovo mortaio quanto costa? E venite qua e ne parliamo da vicino. È giusto, al telefono non è più utente, diciamo. Sì. Un'altra domanda. È possibile avere un drago? Un drago, sì, o fuochi artifici da forma un drago. Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia. Sì, come no. Si può fare. Sì. Perché hai visto che lo filma con Gandalf. Sì, come no. È bello, vedo perché è pesano. Lui conosce a Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento. L'appuntamento, dai. Va benissimo, sì. A Rove, cioè dove ci troviamo? Autostrada. Sì. Sì, che cosa? No, in quale autostrada, scusate? Ah, voi avete detto autostrada, no? Certo, hai detto autostrada. Lei ha detto autostrada. Pronto. Voi avete detto autostrada. Hai sentito? Ma mi stupo con una rete. Ehi, Ma che se non è educazione? E rispondo, Bucchi! Basta! Si sposi tua figlia o tua figlia? Allora si sposi mia figlia e mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale vagliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando. Che tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono! Ehi, Bucchi! E vedi per me! Va bene. Pulisciti la bocca prima di parlare con la figlia mia! Bastardo! La pulizia a bocca, bro. Oh! Il Cosimo, giustamente. Non è che è riccione. No, no, sono poco di dubbio, però. Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Vagliarulo, o con Cosimo? Cosimo di dove? Scusa, ma avresti su fatti a me. L'ictus! No, che peccato! E si ha avuto l'ictus per blindare la telefonata! No, adesso il figlio tuo, Ricchione! No, hai tu si Ricchione! No, è tua figlia Zoccolo! No, è figlio tu Zoccolo! No, io sai, tua figlia è Zoccolo e tu sei Ricchione. No, è mia figlia è Zoccolo e tuo figlio è Ricchione. Un matrimonio tradizionale. Un matrimonio napolitano, non può capire mai che è nata a Milano. Se aspetti un figlio ti puoi sposare, pure se non vuoi papà. Così vi vedono all'estero, fai sentire, vai. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
Italia, la nazione che ci ha regalato gli spaghetti, il Colosseo, e non si capisce perché un tizio che si chiama Gianluca Vacchi. No. La prossima domenica gli italiani saranno chiamati ad eleggere un nuovo Parlamento e forse, dico forse, un nuovo primo ministro. A questo punto però è probabile che stiate dicendo a voi stessi: ma io non so nemmeno chi cazzo è adesso il primo ministro italiano. Potrebbe essere, non lo so, una vespa in canottiera? Non siate troppo severi con voi stessi, perché in effetti ce ne sono stati un sacco. Il prossimo governo italiano sarà il 65esimo in 70 anni, quindi è molto probabile che anche gli italiani non si ricordino chi sia il loro presidente del consiglio. Per semplificare le cose, fate come ho fatto io. Andate su iStock, digitate Italian Man, la prima faccia che viene fuori, beh, deve essere per forza lui. Queste elezioni arrivano alla fine di una campagna elettorale tossica, segnata da scontri di piazza fra forze di estrema sinistra e neofascisti. Sul serio, in Italia esistono ancora i fascisti? E questo dovrebbe preoccupare tutti noi, perché l'ultima volta che li abbiamo visti in Italia c'era Mussolini. Per capirci, uno che tra gli amici di Facebook c'aveva Adolf Hitler. Ma no, non... La cosa strana è che l'Italia è la terza economia europea, ma il suo debito pubblico ammonta al 130%, secondo solo a quello della Grecia. E voi sapete che il sistema bancario della Grecia si potrebbe riassumere più o meno come una capra che balla nuda intorno a un falò. Nonostante questo, i politici italiani si azzuffano intorno al numero di immigrati arrivati nel loro paese, 600.000 negli ultimi 3 anni, ma soprattutto intorno al tema delle fake news. Pensate che perfino Papa Francesco ne ha parlato in un'omelia, dicendo che diffondere le fake news è come arraparsi con le feci. Il Papa ha detto merda, te lo giuro. Ma andiamo avanti con le elezioni italiane, perché tutto quello che le riguarda è davvero affascinante. Vediamo i protagonisti. Allora, l'ex presidente Matteo Renzi è probabilmente l'unico concorrente della ruota della fortuna ad essere stato preso per il culo dal conduttore del programma. È vero! L'Antartide, montagne di ghiaccio e un mare di navi. Di navi? No. Forte, no? Nello stesso tempo, l'Italia ha grandi problemi di corruzione e questo ha generato un forte sentimento di antipolitica. A cavalcarlo è soprattutto un nuovo partito chiamato Movimento 5 Stelle, fondato da un comico in una data significativa chiamata Giorno del Vaffanculo. Giorno del Vaffanculo! È un'idea magnifica! La proporrò come pacchetto vacanze. Ehi, dove vai questo weekend? Ehi, vado a fare in culo! Ma questo nuovo partito è soprattutto contro molte cose. Ad esempio, le vaccinazioni obbligatorie. Pensate, l'anno scorso in Italia ci sono stati 5.000 casi di morbillo culminati con 4 morti. Cioè, ragazzi, nel 2018 morire di morbillo è come essere arrestati perché non hai riportato una cassetta da Blockbuster. Sì. Un altro protagonista è senza dubbio il leader del partito di estrema destra, Matteo Salvini. Anche lui, incredibilmente, ha partecipato in gioventù ad un quiz televisivo, correndo con i piedoni dentro delle scatole di cartone. Per farvi capire, il tipo umano è uno che ha bruciato in piazza una bambola gonfiabile con le sembianze del presidente della Camera dei Deputati. Per capirci, è uno che ha sostenuto l'elezione di Donald Trump, il Forrest Gump della politica mondiale. Tra i candidati del partito di Salvini ne ricordiamo uno che qualche settimana fa ha sparato a 6 immigrati. Quell'uomo alle ultime elezioni aveva ottenuto 0 voti. 0 voti! Non si è nemmeno votato da solo. Cioè, dico io, perfino se sei un fottuto razzista di merda non puoi essere così fottutamente idiota da non votarti da solo. Per questo, lasciate che ve lo dica, l'Italia ha bisogno di una voce nuova, di una forza innovatrice, pulita, onesta, che finalmente faccia svoltare questo paese. E noi sappiamo chi può essere il vero vento di rinnovamento di questa piccola grande nazione. Una persona venuta dal niente di cui nessuno ha mai sentito parlare. Forza Italia, forza di libertà! Beh, Italia, in conclusione, non so come andranno queste elezioni, ma per vostra fortuna, sul vostro suolo ci sono un bel po' di vulcani attivi. Non ne usciamo benissimo. No, devo dire, l'hai tradotto perfettamente. Loro sono quelli della Franco Farm. Ogni giorno nel mondo migliaia di persone muoiono a causa dell'incapacità di imitare in maniera efficace il personaggio TV Fonzie. No, non è vero. Queste persone, che per la maggior parte sono fan della serie TV Happy Days, vivono in uno stato di sofferenza psicologica. Ma no. Via del deficit emulativo del loro eroe. Ma che cazzo è vero? È ora di dire basta! Certo. La
Franco Farm ha brevettato un farmaco eccezionale che con poche applicazioni vi renderà capaci di emulare efficacemente il vostro eroe della TV anni 80, il mitico Fonzi. Fonzina 1000. Funzina 1000 sì. È un ritrovato Antani leggiadro quaglia fenicottero bifidus che aggredisce l'ipotalamo di sinistra con efficacia multipla e sinergica grazie anche all'avre maturata. Lo so, ho parlato troppo scientifico, ma purtroppo quando uno è studiato è studiato. Non posso farci nulla. Allora che aspetti? Corri in farmacia ad acquistare un flacone di Fonzina 1000 e di anche tu alzando i pollici al cielo Fonzina 1000 è un prodotto Francofarm. 3 minuti. Attenzione, l'uso anche solo per sbaglio di una sola goccia di Fonzina 1000 potrebbe avere effetti collaterali gravissimi, quali scomparsa dei ricordi totali legati alle serie TV americane in maniera irreversibile, mutazione in uomo di colore balbuziente, desertificazione immediata di ogni paesaggio preferito. Perché? Zingari che vomitano ovunque tu vada in vacanza. La parola Dio pronunciata involontariamente dopo ogni oggetto animale o cosa che inserisci in una frase. Mani turbo. Solo birra caldissima anche in Antartide per sempre. Comparsa di un ognomo che ti lecca le palle ad ogni pausa caffè. Esplosione della Corsica ad ogni tuo tuffo alla Maddalena. Fusione immediata di tutte le falangi in un unico arto deforme nel preciso istante in cui pensi male del meridione. Comparsa di un'immagine di tua madre che caga in ogni radiografia. Piedi vichinghi. Perdita immediata dell'ottimismo mentre si mangia il gelato. Brutto. Schiaffi in gola da Alberto Angela. Cazzo a Palermo e corpo a Milano. Bastonato ripetutamente da uomo travestito da orso yogi all'uscita da ogni all you can eat. Una tremenda scossa elettrica debilitante ogni volta che ti fanno uno sconto. Ti trovi in bocca 10 cazzi ad ogni starnuto. Apparizione di un cilindro fecale di ottima consistenza in ogni regalo di compleanno. Firenze e Pisa unite nell'odiarti da ora. Morte per gargarismo. Di cosa? Ucciso a coltellate da nipote di Gandhi. Decesso per troppa insistenza di Vukumpra. Fine della vita sulla terra e ricomparsa di altre specie intelligenti che ti scopriranno ibernato sotto una montagna e ti riporteranno in vita per scoparti e poi ammazzarti male. Hai capito, fan sfegatato di Happy Days, ma con delle disabilità mentali che non ti permettono neanche di indossare un fottuto giubbotto di pelle e fare un gesto col pollice? Bene, da oggi anche tu potrai sembrare un Fonzi filippino grazie a Fonzina 1000. Fonzina 1000 è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione ha legato un pratico blister Dosa Gesù.